È più facile di quello che credi. Ciao, io sono Miss Biancola e benvenuti sul mio canale di illuminazione, dove ti insegno a applicare le leggi attrazioni in maniera corretta ed efficace nella tua vita. Io sono anche su Instagram e su Facebook, sono due canali coadiuvanti a supporto di questo qui di YouTube. Specialmente su Instagram ogni giorno posto frasi mantra, meditazioni, video, tutto a uso e supporto appunto dell'apprendimento della legge d'attrazione e apprendimento del tuo potere innato di co-creatore o co-creatrice, di come funziona l'universo e così via. Trovi il link di riferimento cliccando qui sotto il box informazioni. Inoltre è attivo un servizio di consulenza mirata e personalizzata, perché in questi video, ragazzi, io vado in linea generale, poi ognuno di voi ha dei blocchi specifici, ha dei limiti specifici. Io vi aiuto praticamente a individuarli e vi do gli strumenti adatti e necessari per rimuoverli in modo che potete poi manifestare tutto quello che desiderate, che sia una persona, una circostanza, una cosa, un evento, un oggetto, qualsiasi cosa. Decidete voi, l'hanno già utilizzato con successo. Inoltre è un prezzo piccolissimo per un breve periodo. Trovi anche di questo il link qui sotto cliccando nel box informazioni. E oggi andiamo a parlare di... Allora ero a bere la mia tazza di caffè, liofilizzato, perché io adoro quello liofilizzato, raga. Mi pare che dice, oddio, l'italiana che beve, eh. Lo adoro. Dopo, che bevo solamente dopo pranzo. E parlavo con l'universo. Quando mi ha dato un download incredibile che devo assolutamente condividere con voi. Allora, questo serve per farvi capire quanto siamo tutti connessi e voi non potreste esistere senza gli altri. Ok? Ma soprattutto vi serve a capire la capacità che avete di manifestare cose anche a livello proprio involontario, perché voi siete creatori del vostro universo, quindi è in automatico che create, a prescindere che voi conoscete o non conoscete la legge di attrazione, voi create sempre. Allora ero qui a bere il mio caffettino, a parlare con l'universo come faccio sempre quando c'è un attimino di relax, e a un certo punto l'universo mi ha detto: osserva, osserva, osserva il bicchiere. E io l'ho osservato e mi ha detto: sai quante persone ci sono in questo bicchiere? Io tipo: no, in che senso? Un singolo bicchiere di caffè, che è la cosa più semplice al mondo, no? Cioè, vi alzate, andate in cucina, lo producete. Eppure, magari per una persona in un deserto o indigente è la cosa più difficile da produrre. Ad esempio, l'acqua. Per noi è facile, ma in Africa, ad esempio, non la danno così scontata. Ma non era quello a cui mirava l'universo a dirmi. In una tazza, in un bicchiere di caffè, quante persone hai dovuto mettere insieme, per produrla? Ora, se non ci fosse stata una persona, o più persone, che hanno acquistato un terreno, hanno avviato una piantagione di caffè, qualcuno che l'ha seminato, qualcuno che l'ha curato, tu non avresti il caffè. Perché poi questo caffè è stato raccolto, è stato venduto, poi è stato acquistato, è stato lavorato e poi è stato rivenduto e poi è stato qui fino ad arrivare allo scaffale del tuo supermercato, dove hai sempre avuto persone che l'hanno dovuto sistemare, persone che te l'hanno dovuto vendere. Guarda che scala umana, tu hai già messo assieme involontariamente. E il bicchiere di cosa? Di vetro. Qualcuno ha dovuto acquistare le materie prime, lavorarle, e poi rivenderle, e poi acquistarle, poi, cioè, capite, fino ad arrivare sullo scaffale del casalinghi, dove l'hai comprato, ad esempio. No? Il fuoco per scaldare l'acqua, o l'acqua stessa. Elementi della natura. Elementi. Comunque sia, ha dovuto piovere e poi l'acqua è stata in un modo o nell'altro raccolta. Poi
Poi è stata lavorata sia quella del rubinetto dell'azienda idrica, incanalata, lavorata, tutto quanto. Qualcuno ha dovuto costruire dighe, acquedotti, canali. Guarda le persone, ascolta bene quello che ti sto dicendo perché è importantissimo. Guarda le persone che sono coinvolte, che tu hai manifestato involontariamente. Involontariamente, per avere l'acqua a casa tua, fino a casa tua, e il fuoco, idem. No? O la macchina del gas? Dove ci hai cucinato? Qualcuno ha dovuto comprare le materie prime, qualcuno ha dovuto lavorare con le materie prime, comprarle poi e rilavorarle. Assemblare la macchina del gas, poi dopo vendertela. O venderla a un'altra persona, a una cosa, un fornitore. Fino a che non è arrivata a te. Guarda le persone. In questa vita. Tu non potresti fare un cazzo senza l'aiuto degli altri. Un cazzo. E quando mi sento dire che oh, l'unione non esiste. Stronzate. Un solo bicchiere di caffè, guarda quante persone sono coinvolte. Involontariamente, per manifestare quel bicchiere di caffè, io ho dovuto, involontariamente, manifestare tutta quella gente. Quindi quando mi venite a scrivere sotto, è impossibile manifestare persone specifiche, è impossibile manifestare questo, è impossibile. No, no, guarda il potere che hai. Perché quello è potere, sai? Perché lo stesso bicchiere di caffè, un'altra persona, per via del suo background, dei suoi credo, non lo riesce a manifestare. E questo vale per tutto, non vale solo per il fatto che il ricco riesce a manifestare il gioiello e quell'altro no. Non vale per il fatto che quella riesce a manifestare l'uomo dei suoi sogni e quell'altra no. Vale per tutto. I vostri credo, guardate, come danno forma al vostro mondo. Un semplice bicchiere di caffè. Cioè, sono rimasta fulminata sulla poltrona. Quando l'universo ha fatto la domanda, quante persone ci sono? Va dritto l'universo sparato. Quante persone ci sono ancora bicchiere? E io ero tipo. E poi mi ha sciorinato giù tutta la spiegazione. Ditemi se uno più uno non fa due. In un singolo bicchiere di caffè. La cosa più facile del mondo, no? Terza, in cucina, scaldi l'acqua, ma non ci pensi mai. Che per avere quel caffè, per avere quell'acqua, per avere quel bicchiere, per avere il fuoco, per avere la macchina, il gas che ti ha scaldato, o il pentolino dove ci hai messo il coso, hai scaldato l'acqua. O la caffettiera che sia. Hai dovuto manifestare implicitamente persone che hanno lavorato, che hanno seminato, che hanno venduto, che hanno comprato. Una catena umana. E non solo. Ha dovuto anche manifestare elementi della terra, perché comunque sia per lavoro, per coso, per far sì che cresca la piantagione di caffè. Uno può star lì da mattina a sera, ma se il terreno non fa, se madre natura, Gaia non fa, tapì. Se non piove, tapì lì. No? Se non c'è la base, gli elementi base per vivere su questo pianeta, che sia l'ossigeno o che sia la legge di gravità, tapì lì, saccoccia. Eppure, quindi la prossima volta che vi dite non riesco a manifestare questo, non riesco a manifestare quello, è impossibile, fermatevi e riflettete. Oggi che ho mangiato, oggi che mi sono mangiata, bel piatto di pasta, beh, pensa quante persone ho dovuto manifestare implicitamente per avere quel piatto di pasta. Quante? Per avere il grano, per fare la pasta, le materie prime. E materie prime del coccio del piatto dove ci ho mangiato, o per la pentola dove ci ho cotto la pasta, l'acqua, il sale, guardate le persone, cioè guardate le persone coinvolte nel processo. E questo vi fa capire due cose, che siamo tutti uniti, tutt'uno, perché una singola persona non potrebbe fare tutto questo. E seconda cosa è che potete manifestare qualsiasi cosa. Quindi quando venite a dirmi, ah no, è impossibile? Beh, fatevi un bagno in realtà. È tutto quello su cui, in cui voi vivete.
La sedia dove sei seduta in questo istante, o il telefonino che tieni in mano, con cui stai guardando questo video, è una tua manifestazione. Ora non ti ci sarai messa lì a dire: ok, allora adesso manifestiamo una persona che fa pianta una piantagione di caffè, un'altra persona che invece lo raccoglie un altro. No. Perché ha dato per scontato. Sai perché ha dato per scontato? Perché nessuno nella tua vita ti è venuto a dire: ehi, a metterti il dubbio dentro di te, a dire se è possibile o impossibile. Invece per un'altra persona, invece li sono venuti a mettere il dubbio. Secondo il loro credo. Il credo che vengono passati da padre in figlio, quelli generazionali. Capisci? Quanto è importante? Tu quanto sei potente? È incredibile. Tu riesci a manifestare? Quante persone saranno coinvolte in un singolo caffè? Quante persone saranno coinvolte in un cazzo singolo di cosa di caffè? In un bicchiere di caffè? Quante persone coinvolte, come vi ho appena spiegato? Che io ho manifestato implicitamente. Io ho manifestato implicitamente. Lo zucchero. Qualcuno ha dovuto piantare canna da zucchero, ha dovuto lavorarla. Gaia ha dovuto fare la sua parte per farla prosperare. Qualcuno ha dovuto raccogliere, lavorarla, poi l'hanno rivenduta, poi ricomprata, rivenduta, ricomprata, fino a che è arrivata sullo scaffale del supermercato. Quindi la prossima volta che venite a dire è impossibile. Pensate a quello, semplicemente, guarda, non dovete far fatica, pensate a quello che avete appena mangiato. E ti deve ammazza quanto so potente. Per aver manifestato una catena umana. Di persone che mai conoscerai, eh. Oh, Fena, eh. Di cui non saprai mai niente. Però manifestate, pensa, senza conoscere, senza sapere. Tu la manifestate. E questa non è l'unione, questa non è la potenza, questa non è l'unione di cui parlava Gesù. Questa non è la potenza di creatore di cui parlava Gesù. Gesù, non solo Gesù, devo frenare. Comunque parla la legge d'attrazione, di quanto siete potenti. Quindi riflettete, riflettete quanto siete davvero potenti. Tutto questo mondo è manifestato da voi. E se una cosa non riuscite a manifestarla è soltanto perché non ci credete. Perché voi stessi o qualcun altro vi ha convinto che non è così. Perché sapete, la stessa tazza di caffè per un'altra persona potrebbe essere estremamente difficile manifestarla, sì. La stessa acqua con cui è composto o fatto quel caffè per un'altra persona potrebbe essere estremamente difficile manifestarla. Capite? Per un motivo o per l'altro, eh? Per il posto dove vive, per il credo che gli hanno detto. Per le convinzioni, perché non vuol dire solo il posto dove vive, magari vivo in un posto dove c'è siccità. No, magari mi hanno messo il credo addosso che siamo estremamente poveri, che manco una tazza di caffè se potevamo permettere. E andiamo a generazione, perché da generazione a generazione siamo sempre stati poveri. E guardatevi il video che ho fatto su quello dove c'è l'iconcina di Leonardo DiCaprio, che è veramente wow. Cioè, capite? Voi siete in un passo, la 91esima porta a manifestare tutto quello che desiderate. Quindi se siete capaci a manifestare una tazza di caffè, che in quella tazza di caffè, come vi ho appena spiegato, sono coinvolte centinaia di persone, centinaia di persone. Voi siete capaci a manifestare una persona che magari vi piace? O un oggetto che vi piace? Scusate, ve lo dico proprio in faccia, vi state a piar per culo. Ve lo dico proprio così. Papale, papale, vi state solo che a piar per culo. Vabbè, continuate a credere a quello allora. Pace. Invece lavora sui vostri credo negativi e dire, vabbè, ok, è vero. Mi sono appena mangiato un piatto di pasta. In quel piatto di pasta quante persone ho manifestato? Prima avevo quel piatto di pasta, eh. Compreso di tutto, eh. A 360 gradi, non sto parlando solo della pasta.
dell'alimento, no? Non sto parlando del piatto stesso, l'acqua, della pentola dove c'era cucinato, il fuoco, la macchina del gas, cioè sto parlando di tutto quello, il tavolo dove stavi poggiato col piatto, a sedia dove stavi, cioè per manifestare tutta sta roba, centinaia di persone, dei passaggi di persone, dei fasi, di cose, capito? Qualcuno ha dovuto fare senza che tu chiedessi niente, oh frena, qualcuno ha dovuto fare senza che tu chiedessi niente, ha fatto. E tu stai ancora a credere in essere potente? Ma va, ma va. Ok? E niente. Caffè se lo siamo bevuto. E mo ritorniamo a parlare con l'universo. Un pollice in su. Iscrivetevi al canale se vi va. Se non vi va, io vi consiglio di fare perché, come vedete, dispenso delle cose che non tutti vi dicono. Pace e amore. Ed energia.